Oddio, sono in onda. Allora, succede questo, succede che il mio canale YouTube ha avuto una penalizzazione, nel senso non posso più caricare film superiori ai 15 minuti, perché sono arrivati dei reclami da parte delle multinazionali. Sapete, uno fa un film, mette una musica. Che ne so, questa musica qui. Di solito vengono bloccati solo in Germania i miei film, perché avranno una legislazione più severa. Poi se no, compare la scritta corrispondenza di contenuti, eccetera, con altre parti. Oppure video bloccato in alcuni paesi, oppure ti azzerano proprio l'audio, e mi hanno azzerato l'audio di recente di due film. Uno ci tenevo moltissimo, il compleanno di Marcella, della mia famiglia, mia zia, i suoi 90 anni, hanno azzerato l'audio perché c'è stato un reclamo di una casa discografica. Reclamano, no? Io metto solo la musica, non faccio mica, non guadagno nulla con il mio canale YouTube, non lucro sulle musiche, non mi arricchisco, anzi. E quindi non posso più caricare, non so per quanto tempo ancora, film superiori ai 15 minuti. Lo so che nel mondo accadono cose molto più gravi, però ognuno poi ragiona, no? Nel proprio giardinetto, misero giardinetto di YouTube, del mio YouTube. Quindi invece di premiarmi perché ho un canale YouTube interessante, perché magari ogni tanto esce fuori anche qualche film interessante, perché sono strabello e tutte le donne quando mi guardano hanno allucinazioni clitoridee, ecco, invece di premiare un canale YouTube originale, originale proprio a livello mondiale, secondo me, scusatemi, lo so, la modestia non è la mia forte. Un po' di gratificazioni così istituzionali. No, penalizzano il mio canale perché le case discografiche, alcune case discografiche mi hanno preso di mira, non so perché, non sono mica famoso, mi hanno preso di mira. Capite? Cioè, il mio canale YouTube dovrebbe essere considerato di interesse nazionale, perché quanti poeti conoscete che hanno un canale YouTube, che fanno film, che quanti? Non sono tanti, sapete? Quindi, cosa fare per consolarvi? Adesso, tutto sommato, forse è meglio, così faccio film più stringenti, però, per esempio, un film come Marziana Roma, o come Arca, che durano più di 15 minuti. Adesso per un po' non posso più metterli, perché sono considerato, appunto, il mio canale YouTube ha una pessima reputazione, secondo quelli di YouTube. Magari un giorno mi toglieranno, mi azzerano il canale addirittura, vi rendete conto? Cioè io metto la mia vita su YouTube e loro azzerano, cancellano il mio canale. Ma in quei casi che succede? C'è qualche avvocato esperto, uno può, cioè, vuol dire se... Capita che ci sia un essere meraviglioso come me su YouTube, che fa cose strepitose, beh, sarebbe un crimine cancellare, o no? Non ve ne fate un cazzo, avete altri problemi? Sì, lo capisco, nel mondo ci sono problemi, lo capisco, però questa cosa un po' mi fa incazzare. Io ho bisogno di gratificazioni, di essere premiato, premi, soldi, fica, lo capite, no? Se no mi deprimo e se mi deprimo non è bello. Ma tu guarda che stronzi.